poche ore dalla rivelazione di Ida Platano, ecco la risposta di Mario Cusitore. Il tronista di Uomini e Donne, che nella scorsa stagione si era fatto conoscere come corteggiatore di Ida, pare non aver preso benissimo l'annuncio della sua ex fiamma. La Platano aveva rivelato, via social, di aver trovato di nuovo l'amore fuori dal programma. E sempre via social, oggi, Mario Cusitore le ha lanciato una frecciata velenosa all'interno delle sue stories. Vediamo tutti i dettagli qui sotto. Ida Platano è uscita allo scoperto. Con una breve storia Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato ai fan una novità importante nella sua vita. «Sto vivendo un momento davvero speciale, bello», ha ammesso la Platano, «e non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti. Ci tenevo a dirvi questa piccola cosa che per me, per il momento, è davvero speciale». Anche se Ida non ha citato esplicitamente l'esistenza di un nuovo fidanzato, è parso evidente a tutti che si stesse riferendo proprio a quello. Per questo motivo era attesa una reazione pubblica da parte dell'ex di Ida, Mario Cusitore. I due si erano frequentati a lungo nel corso della passata stagione del dating show, fino a quando non erano emerse segnalazioni preoccupanti. Mario, dicevano le voci, stava tradendo Ida all'esterno del programma. E così la tronista, stanca di essere presa in giro, aveva scelto di troncare del tutto il corteggiamento. Cusitore aveva poi provato a riconquistare Ida in tutti i modi, ma non era servito a nulla. Quindi ora Mario, alla luce delle ultime dichiarazioni social di Ida, ha replicato a tono sul suo profilo Instagram. Le sue parole chiudono dunque ogni possibilità di riconciliazione con l'ex fiamma. L'idillio è ufficialmente finito. Nel frattempo, Cusitore è impegnato a vedersela con le accuse di favoritismi che gli sono piovute addosso negli ultimi giorni. L'esperto di gossip Alessandro Rosica, sui suoi canali social, ha insinuato che Mario godrebbe di una protezione speciale all'interno del dating show di Maria De Filippi, e pare che molti spettatori siano d'accordo con questa ipotesi. Riuscirà Mario a scrollarsi